Ciao a tutti, finalmente è dicembre, è tempo di bilanci ma è soprattutto tempo di scrivere a Babbo Natale per ricordargli di fermarsi anche qui da noi. Oggi parleremo proprio di questo, di tecniche usate o subite quando qualcuno vuole ottenere qualcosa da qualcun altro. Quindi questo è un video proprio per tutti, per chi della vendita ha fatto la propria professione, per chi deve convincere il proprio partner a fare la cosa giusta e per chi vorrebbe ricevere in dono dalla propria azienda una bella promozione. Ma anche per chi dalle letterine di Natale altrui vorrebbe proprio difendersi. Insomma, io vi racconto come gira il fumo, ognuno di voi saprà poi regolarsi. Lo sappiamo, sotto le feste comincia il solito nervosismo di direttori finanziari e amministratori delegati. Per non parlare del direttore risorse umane che si ritrova a inseguire i vari responsabili di funzione per ricordare loro che sono in ritardo con i colloqui annuali di valutazione delle prestazioni, spesso associati al sistema premiante. Che si fa? Il premio a chi lo diamo, ma soprattutto Gianni ci ha chiesto già da un po' di crescere, di diventare il nuovo area manager. Bisogna decidere e dargli una risposta. Quindi, detto tra noi, che tanto non ci sente nessuno, bella l'atmosfera natalizia, però è un po' più stressante, onestamente, cercare di farsi accontentare dal Babbo Natale di turno. O viceversa, se siete voi Babbo Natale, rispedire al mittente con eleganza le sue richieste e aspettative. Ma torniamo un attimo al nostro Gianni. Ha chiesto di diventare il nuovo area manager, ma i tempi lunghi di risposta fanno pensare che sarà difficile. Ma avrebbe potuto fare la sua richiesta in modo più efficace? Beh, secondo noi sì, se solo avesse applicato la tecnica del piede nella porta. In cosa consiste? Si tratta di chiedere ad una persona di mettere in atto un comportamento alla propria portata, quindi innocuo, al quale non si può proprio dire di no. Che però in seguito, per coerenza, porterà ad accettare richieste più costose. Ma per capire meglio cos'è questa farneticheria, vediamo insieme un esperimento condotto nel 66 da due psicologi sociali, Jonathan Friedman e Scott Fraser. Siamo in California, in una bella zona di villette con giardino e tranquille famigliole. Jonathan e Scott suonano i campanelli, si presentano e chiedono al padrone di casa di poter installare nel loro giardino un grande cartellone con su scritto "Guidate con prudenza", così da poter sensibilizzare gli automobilisti sul tema della guida sicura. Esito: solo il 17% accettò e il restante 83% chiuse la porta rifiutando senza dubbio alcuno. Andò meglio invece quando questa richiesta, indubbiamente impegnativa, veniva preceduta da una richiesta un po' più moderata. Alcuni colleghi di Jonathan e Scott, infatti, chiesero ad un altro gruppo di persone di apporre dapprima un adesivo con la medesima esortazione su macchina oppure le proprie finestre. Solo in un secondo momento, a distanza di 2 settimane, arrivò la richiesta di installazione del cartellone nel giardino. Forse non ci crederete, ma in questo caso ben il 76% delle persone acchiappate tramite l'adesivo accettò poi di far installare il famoso cartellone. Ora, capito come funziona la tecnica del piede nella porta, proviamo per un attimo a immaginare cosa sarebbe accaduto se Gianni l'avesse usata. Gianni chiede al direttore commerciale, mancando un area manager, di poter un po' seguire lui i nuovi agenti arrivati, così da evitare sovrapposizioni sui vari clienti o altri casini. Come dirgli di no? Anzi, sembra quasi una buona azione. A distanza di tempo, però, Gianni fa una richiesta un po' più impegnativa. Vuole fare lui il nuovo area manager. Il direttore commerciale magari avrà anche dei dubbi, ma come fare a dirgli di no dopo che lo si è lasciato per diversi mesi a coordinare informalmente i suoi colleghi? In sintesi, fare una richiesta rilevante e costosa dall'inizio porta il proprio interlocutore a dire di no molto più a cuor leggero. È molto più efficace far precedere la propria richiesta impegnativa da piccoli passi, poiché si è visto che involontariamente genera un sentimento di impegno dal quale per coerenza è difficile sganciarsi. Volete conoscere un'altra tecnica altrettanto efficace? Il colpo basso. Voglio farvi un bel regalo dopo il periodo difficile trascorso, un bel viaggetto. Certo, non voglio spendere un patrimonio, quindi credo che farò un weekend qui vicino.
Ma per fortuna nell'agenzia viaggi incontro una persona carinissima che mi dissuade dalle mete che avevo in testa e mi fa una proposta davvero imperdibile. Un weekend lungo a Parigi, chérie, ad un prezzo così è davvero vantaggioso. Il mio lui è d'accordo, quindi attendo qualche giorno solo per verificare se possiamo prendere anche il venerdì di ferie. Quando torno in agenzia per confermare, ahimè, scopro che l'offerta vantaggiosa è scaduta giusto il giorno prima. Io mi ero già immaginata con un basco rosso e la baguette sotto il braccio per le vie di Parigi. Quindi, per farla breve, decidiamo di andare anche senza offerta. Ma la sfortuna è tanta e anche i biglietti rimasti sono solo in business class. Per farla breve, sono partita con l'idea di fare un viaggetto economico qua vicino e sono finita per pagarti un weekend lungo a Parigi senza offerta e con un viaggio in prima classe. Ovviamente la tipa carinissima dell'agenzia mi ha tirato un bel colpo basso. Mi ha presentato tutti i vantaggi dell'offerta, mi ha fatto innamorare dell'idea, ma solo alla fine mi ha detto che l'offerta era limitata nel tempo, lasciandomi ovviamente a quel punto libera di tornare sull'idea iniziale di Porretta Terme. Funziona proprio così il colpo basso, svantaggio alla fine con possibilità di tirarsi indietro. Per sapere se è più efficace il colpo basso o il piede nella porta, dovrete aspettare le prossime puntate. Per il momento vi lascio scrivere la vostra letterina a Babbo Natale, magari buttando un occhio alle richieste fatte ed esaudite l'anno scorso. Vedi mai che anche lui sia sensibile a certe tecniche basate su coerenza e impegno. Noi ci rivediamo presto. Non mi ricordo più, questo è il fatto. Che si fa per me? Questo che si fa non mi piace. Che si fa? Lascia un po' Mi perplesso. piace, mi crea.